Guarda, questo credo che sia un pregio che c'ha questa squadra, che tutti quanti possiamo giocare, quindi non facciamo sentire la mancanza del nostro compagno che magari è fortunato che ha giocato di più, e questo credo che deve essere lo spirito di questo gruppo, l'abbiamo dimostrato anche sabato. Che c'è un po' di amarezza per 2 punti persi, però siamo stati bravi utilizzare tutto ciò e trasformarla in rabbia, quindi adesso pensiamo solo a Pescara, perché sabato verranno qui e comunque non vogliono perdere la prima di Cosmi, dopo sei sconfitti di fila, quindi credo che troveremo un avversario abbastanza ostico, però anche l'Avellino sta lì e insomma, la palla sabato deve scoppiare. No, no, proprio quel periodo là ero un po' incazzato, ecco, perché nell'organico abbiamo 4 giocatori che possono coprire quel ruolo, però si parlava sempre del buco sulla fascia sinistra, in quanto non credo ci sia un buco perché abbiamo un ottimo abitante, De Vito e Abbero, e in alternativa Millesi, quindi credo ci sono 4 giocatori che possono dare e garantire la sufficienza su quella fascia, poi si vedrà. Quindi credo che questo è un organico che tutti quanti noi ci possiamo adattare in qualsiasi ruolo. Anciulli lo sta dimostrando, che sta facendo bene, Schiavonno al posto di Arimi sulla mediana, quindi siamo abbastanza duttile e questo credo che sia la nostra forza. Ma chi mi conosce, io sono un giocatore offensivo e non difensivo. A me piace normale attaccare, fare uno scatto più avanti anziché farlo dietro, però mi sono adattato, mi sacrifico per la squadra, per i miei compagni, e sono splendidi, quindi se c'è da ricoprire anche in fase difensiva non mi tiro indietro. È normale che le mie caratteristiche per rendere al massimo devo assumere una posizione più avanzata. Però ripeto, ribadisco, non è quello il problema, mi sono sempre sacrificato e lo farò fin quando avrò la possibilità. No, per quanto riguarda il gol, se viene, sono contento, però non è la mia priorità perché, ripeto, assumo una posizione dove non è facile arrivare lì sotto porta. Giocando col 5 e facendo il quinto di sinistra è normale che parto, la volta me la trovo a 80 metri di distanza. È ovvio che poi la fascia sinistra dà più equilibrio rispetto alla fascia destra, quindi poche volte arrivo lì davanti in fase di conclusione, ma ripeto, non è quello il problema per me perché ho sempre badato alla squadra, ai miei compagni, all'equilibrio e continuerò a farlo. Poi, ripeto, si arriva bene. Ma questo non lo so, quello che noi dobbiamo pensare è di continuare a fare bene, di lottare palla su palla, partita dopo partita, quindi poi se c'è qualcuno che gli dà fastidio non lo so, ma non credo perché comunque l'Avellino si è sempre contraddistinta, siamo eleganti, una società modello, per cui credo che dare fastidio direi che un po' eccessivo. Credo che l'Avellino merita attualmente per quello che sta facendo in campo, quella posizione, per l'esterno, i tifosi, per i sacrifici che fanno soprattutto che seguono la squadra, credo che prima o poi arriveranno anche palcoscenici diversi perché se lo meritano. Purtroppo si è abbassata la qualità anche sotto quel profilo, purtroppo non possiamo cercare alibi, noi addetti ai lavori dobbiamo pensare solo a lavorare e cercare di fare bene. Sì, sicuramente quello di sabato è l'emblema, cioè nel senso abbiamo incontrato un avversario abbastanza forte, però non ci hanno mai tirato in porta, quindi credo che a livello tattico la squadra si è comportata benissimo. Poi è arrivato il pareggio,
l'abbiamo visto tutti come, quindi non credo che c'è parecchio da lavorare sotto il profilo tattico, ma credo che in ognuno di noi bisogna essere bravi a cancellare quello che è successo e pensare subito a sabato, che c'è un avversario ancora più forte, ancora più arrabbiato. Quindi adesso sta a noi far cancellare subito Varese e conquistare quanto prima possibile questi 3 punti. Noi prepariamo le gare tutte nella stessa maniera, il nostro obiettivo è sempre quello di lottare palla su palla e non adeguarci all'avversario. Poi ripeto, adesso non possiamo preparare nemmeno la gara perché cambiando l'allenatore sicuramente cambieranno modulo, cambierà la testa, cambieranno gli uomini, quindi non verranno ad Avellino spregiudicati a cercare la vittoria, ma penso che verranno ad Avellino a non perdere la gara, avendo giocatori importanti lì davanti, veloci, dove possono ripartire bene in contropiede, credo che sia quella la formula di Cosimi. Però ripeto, devono passare sopra 20 cadaveri perché saremo lì noi a far scoppiare la palla, ripeto, c'è tanta rabbia e quindi ognuno di noi non vede l'ora che arrivi sabato. Sì, Rossi, me lo ricordo, siamo provinciale. Sì, la risposta è sabato. Sabato ti darò la risposta.